Allora, Enel X vuole essere la protagonista dell'E-Mobility Revolution, realizzando tra l'altro una infrastruttura di ricarica moderna e capillare in Italia. Abbiamo previsto un impegno finanziario di fino a 300 milioni di euro da qui ai prossimi anni, con l'obiettivo di realizzare 7.000 nuove infrastrutture di ricarica entro il 2020 e a seguire salire fino a 14.000 nei prossimi anni, con un programma flessibile in funzione delle esigenze di mercato. Il nostro piano è capillare, come dicevo, interessa le grandi città come Roma, Genova, Bologna, dove stiamo già installando, ma anche piccoli centri come Cogne, Vinci, Castellabate in Cilento, piccoli centri ma ad elevata vocazione turistica. Vogliamo infatti consentire agli drivers di vivere la mobilità elettrica anche meglio di come vivono oggi la mobilità termica, con la possibilità di ricaricare sempre, durante il lavoro e durante il tempo libero. Per accompagnare gli drivers in questa transizione abbiamo messo a punto un portafoglio di prodotti estremamente ampio, che vanno dalle wallbox che consentono di effettuare ricariche lente a casa, approfittando per esempio di quando l'auto è ferma di notte, o piuttosto in ufficio quando stiamo lavorando, alle pole a 22 kW in alternata, utili per le soste magari sul suolo pubblico o nei centri commerciali, che consentono di fare una ricarica completa in un paio d'ore o di effettuare un biberonaggio in una sosta anche breve per migliorare l'autonomia degli autoveicoli elettrici. Ma poi sui viaggi a lunga percorrenza abbiamo previsto delle stazioni fast a potenza 50 kW in corrente continua, già installate in oltre 10 punti in Italia, che consentono di ricaricare un veicolo in circa un'ora o anche meno, dipende dalle caratteristiche delle vetture. E poi stiamo cominciando a realizzare anche stazioni di ricarica a 350 kW, che quando le auto saranno predisposte consentiranno di effettuare le ricariche davvero in pochi minuti.